Il professor Mauro Calise è ordinario di scienza politica all'Università Federico II di Napoli. È intervenuto su quest'ultimo numero di Quaderni Radicali, che ha per tema principale amnistia o sistema criminogeno, e abbiamo messo a fuoco una serie di questioni che riguardano proprio la questione giustizia, così come si formalizza in questo tempo storico-politico in Italia. Naturalmente, gli aspetti che vengono poi ad aggiungersi sono legati anche al contesto internazionale, al contesto europeo, e questi aspetti sono stati anche in parte indagati all'interno della conversazione e del numero nel suo insieme. Al professor Calise, partendo anche da quello che per me è un grande libro, se mi posso permettere, anche se è piccolo di formato, che è appunto La democrazia del leader, vorrei chiedere proprio di rileggere, lui che ha indagato proprio sui fenomeni strutturali dell'attuale processo di crisi della politica, di meglio formalizzare da una parte il processo di corporativizzazione, dall'altra parte la caduta dei partiti e il, diciamo, sempre più evidente meccanismo che si è venuto a determinare, che vede la giustizia un punto centrale proprio negli equilibri di potere, partendo da quello che è la magnifica espressione che lui conia, cioè il leader e le due M come i tre attori primari degli equilibri di potere che si determinano in questo paese. Dunque, il tema sta sempre più diventando un tema classico, nel senso che in qualche modo in questa deriva della democrazia contemporanea, che è soprattutto un declino della democrazia rappresentativa partitico-parlamentare, questo è l'evento chiave di questo passaggio di secolo e di millennio, cioè il declino e la crisi dei partiti e del Parlamento come attori centrali della democrazia di massa. Questo è il punto di partenza. In questo scenario il ruolo della magistratura torna in primo piano, anzi potremmo dire in primissimo piano, come attore chiave del sistema politico, e questo succede anche in gran parte per il combinato disposto, potremmo dire, del rapporto tra media e magistratura, quello appunto che io ho chiamato con un'espressione, chiamiamola così, gergale, il fattore M. Perché? Perché torna in scena la magistratura e torna soprattutto in ragione del suo rapporto con i media? Perché la magistratura è un corpo predemocratico, nasce molto prima della democrazia di massa, è un perno di quello Stato liberale che si afferma fra 700 e 800 in Occidente, e nasce come supporto all'interno dello Stato liberale in difesa dei diritti individuali della persona. Ora, questo ruolo della magistratura continua ad essere con queste caratteristiche, anzi su questo è importante ricordarci che mentre i parlamenti cambiano, i partiti cambiano moltissimo, gli stessi esecutivi si espandono enormemente nelle loro funzioni, l'ordinamento giudiziario nel suo insieme non cambia molto, e questo è un dato importante da tenere presente, perché in qualche modo questo ordinamento giudiziario ancora oggi, rispetto alle sue funzioni fondamentali, è rimasto quello dell'impianto ottocentesco. Ora, questo ordinamento giudiziario ottocentesco, liberale nel suo statuto fondativo di salvaguardia dei diritti individuali, trova un nuovo enorme spazio nell'arena politica contemporanea, caratterizzata dal declino dei grandi corpi intermedi, appunto i partiti, il Parlamento, e dall'ascesa, dal ritorno degli individui.
dal ritorno degli individui sulla scena politica, sia a livello di potere di vertice, e cioè quella personalizzazione della leadership che in Italia, prima con Berlusconi, poi con Grillo, poi con Renzi, si inserisce nel grande alveo del fenomeno occidentale, da ultimo quello che abbiamo visto con Trump negli Stati Uniti d'America, personalizzazione del potere a livello centrale, ma anche un ritorno dell'individuo sulla scena politica, che è il fenomeno naturalmente di cui i media sono principali, come dire, bacino di cultura, e per media si intendono sia i media cosiddetti tradizionali, sia soprattutto i nuovi media. Quello che si chiama logic media nel... Sì, la media logic, che naturalmente è una logica che tende ad andare sempre sulla persona, sempre sull'individuo, ma che è anche il modo stesso in cui oggi si costruiscono i media. Io uso in questa, come dire, in intervista un'espressione abbastanza, credo, sintetica per dire: con Facebook noi abbiamo oggi 1.650.000.000 di nuovi giornalisti. È un fenomeno di cui noi non riusciamo ancora a cogliere la dimensione, ma che di fatto significa che abbiamo una democrazia non più fatta nel tessuto sociale da classi, da aggregati relativamente stabili come è stato nel passato, che fossero aggregati sociali, che fossero aggregati ideologici, religiosi, ma una democrazia alla cui base ci sono fondamentalmente gli individui, e sono individui con una fortissima propensione alla espressione mediatica. Media logic individualistica e use logic altrettanto individualistica, che questo è l'altro dato che bisogna ricordare. E cioè il fatto che la magistratura, per statuto epistemologico potremmo dire, si occupa degli individui. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo, guardiamo questa scena occidentale un po' più da lontano, abbiamo il declino dei grandi corpi intermedi partitico-parlamentari, che sono stati gli interpreti della democrazia di massa, quando le masse erano aggregati abbastanza solidi e stabili di blocchi sociali, ideologici, religiosi. Il declino di questo scenario, e invece si afferma un quadro, una, diciamo così, riorganizzazione dei poteri, in cui in testa all'esecutivo c'è soprattutto il leader personale e la società è sempre più frammentata, atomizzata, potremmo dire facebookizzata, e la magistratura che fa? Che questo è un po' il nodo, no? La magistratura è come se si ritrovasse in una condizione, abbiamo detto, credo, di sovraesposizione. Certo. No, io volevo un po' mettere a fuoco anche il senso di come il crollo dei partiti, associato al naturale processo di corporativizzazione su cui la società italiana da Yalta in poi si è solidificata, potremmo dire secolarizzata nel meccanismo proprio anche delle dialettiche interne, ha però delle caratteristiche specifiche. E cioè, lei a un certo punto della conversazione fatta per Quaderni Radicali dice: i media sono forti nell'attimo fuggente, non soltanto perché le proprietà, gli interessi finanziari eccetera possono in qualche misura mettere in condizione il giornalista e i giornali in grado di fornire basi strutturali all'immagine del leader allo stato nascente, e poi lo possono distruggere, però rientrano in gioco soltanto su dei meccanismi, diciamo, parziali di interesse. Viceversa, un soggetto tutto sommato premoderno o comunque pre-democratico e post-democratico, qual è la magistratura, del cui ruolo non saremmo a discutere perché dal nostro punto di vista, credo anche del suo evidentemente, nessuno si permetterebbe di ridurre il ruolo fondamentale nella dialettica democratica, perché penso, e questo lo rinnovo a ogni piè sospinto,
che io debole nel contesto di una persona potente non devo che sperare il mio giudice a Berlino, non posso che sperare la terzietà del giudice, ho un disperato bisogno di questa certezza di speranza che quindi non lo metto neanche in discussione tautologica all'interno della mia visione democratico-liberale. Però dico, in questa chiave qui è estremamente interessante meglio definire il perché, e lei lo fa molto bene non solo nel suo libro ma in questa conversazione, il perché il carattere pre-democratico della magistratura è strutturalmente, parliamo anche del concetto di intoccabilità eccetera, inerente proprio il processo della magistratura stessa. Molto spesso si contesta il ruolo politicizzato della magistratura, ci viene contestato anche dal Consiglio d'Europa eccetera. Però è possibile che all'interno dei meccanismi della politica, così come non in termini platoniani vogliamo definire, cioè come progetto di vita individuale e collettivo, è possibile che non venga fuori un contenuto politico, in questo caso ben venga a meno una soggettività dell'attore magistrato come soggetto anche politico, che naturalmente io mi auguro di non trovare in sede giudiziaria, ma al quale non mi sento e non mi permetterei mai di togliere il proprio ruolo politico, è possibile che non si avverta la incidenza proprio negli equilibri di potere. Io per esempio sono matematicamente convinto, ma molti fatti lo stanno rendendo esplicito, che per quanto riguarda la crisi italiana, la definizione della crisi italiana specifica nel quadro della crisi dell'Occidente, nel quadro della crisi dell'Europa, è una crisi che ha non soltanto nel debito pubblico il suo vulnus maggiore, ma anche proprio sulla questione giustizia il suo vulnus maggiore. Penso anche ai meccanismi per cui inneggiamo alla crescita e vediamo che uno dei caratteri fondamentali sui quali siamo puniti è perché il paese non cresce, ma il paese non cresce perché nessun attore, a quale attore internazionale finanziario, quelli anche speculativi, quelli anche piuttosto aggressivi, quelli non certo piacevoli che sono descritti come turbocapitalismo, potrebbe mai venire in mente di venire a fare investimenti che non sono soltanto speculativi ma anche di crescita? Troverebbe una vera e propria definizione culturale e politica su quale poi vorrei ritornare per quanto riguarda il percorso, io che mi sento di sinistra in chiave liberale, riguarda anche la sinistra italiana. Ecco, mi piacerebbe che lei ritornasse su questo concetto della strutturalità del carattere pre-democratico della magistratura, legata anche al fatto che volgarmente viene detto è soltanto un concorso che dà un ruolo alla magistratura. Sì, certo, questo è un punto, diciamo, in qualche modo dirimente e non si può cambiarlo, quindi in qualche modo, diciamo, nessuno pensa che potremo risolvere il problema con la nomina dei magistrati. Al tempo stesso resta vero che naturalmente la legittimazione dei magistrati è una legittimazione di tipo professionale, non è una legittimazione di tipo democratico. E questo naturalmente è una, come dire, è una contraddizione potenziale ogni volta che la magistratura si trova, volente o nolente, spesso nolente, ma di fatto si trova a dover esercitare una supplenza politica, perché questo è il punto dove attualmente noi ci troviamo. E diciamo ci troveremo, io credo, sempre di più in futuro. Perché vede, c'è una espressione molto, molto felice di Sartori che descrive l'evoluzione che c'è stata, diciamo, fra 8 e 900, no? E quando lui parla del passaggio dallo ius allo iussum, cioè dall'idea di diritto come ciò che è giusto all'idea di diritto come ciò che è espressione dello iussum, cioè del comando della sovranità popolare che si impersona nel Parlamento. Questa è la grande trasformazione alle nostre spalle. E purtroppo però Sartori non ci dice che cosa succede nel momento in cui noi facciamo, come dire, retromarcia. Perché quello che sta succedendo adesso, noi stiamo ritornando dallo iussum, cioè dal comando della legge, intesa come legge, espressione del Parlamento, come organo in cui si realizza la volontà popolare, dallo ius, stiamo ritornando allo ius. Cioè stiamo ritornando a un clima politico in cui quella volontà di cui lei parlava un attimo fa sempre più si identifica con l'idea di giustizia
un'idea sempre più etica e sempre meno procedurale. E non è un caso, come dire, no? Il grido di battaglia dei grillini, quel onestà, onestà come, diciamo, chiave del comando politico, certo, una chiave, come sappiamo, sempre molto, come dire, rischiosa, pericolosa. Io cito ogni tanto la battuta di Memmi, a furia di epurare trovi sempre uno più puro di te che ti epura. Ma questo naturalmente non fa che richiamare la nostra attenzione alla fragilità di questa idea di ius nel momento in cui torna ad essere il principale parametro, diciamo così, del comando o della legittimazione popolare. E naturalmente questo problema nasce dalla crisi dei partiti, nasce dalla crisi del Parlamento, nasce dalla disintegrazione dei grandi blocchi sociali, nasce dalla sovraesposizione della magistratura, che in fondo continua a fare il proprio lavoro, ma lo continua a fare in un ambiente completamente diverso, e nasce dal fatto, come dicevamo un attimo fa, che con 1.650.000.000 di giornalisti in giro diventa anche complicato formulare le opinioni secondo i canoni della tradizione occidentale, quella per capirci habermasiana, cioè magistralmente descritta da Habermas in quella Storia e critica dell'opinione pubblica, perché stiamo anche qua in un'altra epoca, siamo nell'epoca in cui chiunque si legga i primi 50-100 commenti obbligatori a qualunque notizia in rete si rende conto che si tratta prevalentemente di uno scambio di improperi fra persone che hanno, ora senza arrivare al giudizio lapidario di Eco, però è chiaro che è complicato ricostruire la sfera pubblica liberale allargata alla partecipazione la più ampia possibile nel momento in cui questa partecipazione prende delle strade che sono tecnologiche ma che sono anche culturali del tutto nuove. Io non sono necessariamente pessimista su questo, dico solo che siamo appena agli inizi, peraltro, e qua a proposito delle notazioni che lei faceva poi anche sulle grandi, come dire, emittenti televisive o giornalistiche, cioè c'è evidentemente anche un sistema proprietario alle spalle, noi siamo molto più abituati a discutere sul ruolo del proprietario X o Y di quelle reti televisive o di quella catena di giornali, però stiamo appena cominciando a balbettare quando si tratta di fare i conti con Google o con gli altri pochissimi oligopolisti, diciamo così, della rete, e qua vengono a volte anche un pochino i brividi, ma insomma è un altro discorso. Lei citava Habermas, che per me ha un valore fondamentale, perché la mia tesi proprio su Habermas, sulla scuola di Francoforte, e devo dire che venendo da una cultura liberale è stato di grande utilità questo contributo, diciamo, critico, che mi consentiva anche di leggere, almeno nella parzialità del mio percorso di lavoro intellettuale politico, di leggere anche l'intervento della scienza, in questo caso anche degli strumenti, che è mancato completamente a una società tutto sommato premoderna, perché il problema dell'Italia è stata che per essere inquadrata nel contesto post-alta si è voluto mantenere una pax sociale che aveva come necessità una premodernità e quindi una possibilità di eterodirigere la società assicurando un benessere che dava compattezza al quadro sociale. E qui c'è anche l'altro aspetto che lei citava, sul quale in seguito forse finiremo per ricoinvolgere, stante proprio gli strumenti culturali, le categorie culturali di grande interesse che lei ripropone nei suoi lavori, c'è anche il problema dell'informazione tossica, che è anche il prodotto che io mi permetto di dire si collega a un'analisi da tempo vado svolgendo, cioè quello della società delle conseguenze. In fondo questo tipo di impianto di governo complessivo della società, con tutti i caratteri premoderni, postmoderni e anche predemocratici e postdemocratici, finisce per formare un soggetto sociale
che per taluni potrebbe addirittura avere il carattere del grande imbecille collettivo, che è un'altra delle definizioni che contiene in sé altri passaggi su cui si potrebbe, ma sono aspetti parziali, così come ha fatto bene lei a citare non soltanto il problema delle proprietà relativamente al mezzo che ancora adesso influenza in misura più significativa, anche se di supporto e di mantenimento del ruolo di quello che lei chiamava l'attimo fuggente della informazione, ma è l'omologazione, direi quasi totale, delle categorie con cui vengono analizzati i problemi, che veramente è stupefacente se si dedica per una settimana a seguire i programmi di approfondimento sia di Rai che di Mediaset, di Sky o di Sky Italiana o di La 7, trovi che i modelli culturali sono gli stessi, oltre al fatto che gli attori che intervengono sono una cinquantina, sono sempre gli stessi, si parlano addosso. Quando poi trattano temi sociali, abbiamo sempre una pairetta di turno che ci discute sui problemi dei cavoletti di Bruxelles, ma sono aspetti che non vogliamo provocare in chiave polemica. Mi interessava proprio per portare a conclusione questa conversazione di utilizzare proprio questo tipo di approccio che lei ha dato, legandolo ad un percorso che probabilmente ha riguardato me e in parte anche dei lavori che lei ha fatto possono essere associate al suo percorso intellettuale, che riguardano una visione un po' anche nostalgica per cui i diritti di libertà erano collocati a sinistra nella nostra storia, e dunque in questa chiave qui il percorso della sinistra italiana, fondamentalmente quella post-comunista, che noi abbiamo analizzato con Quaderni Radicali a più riprese nel processo formativo sia del PDS sia del DS, poi del Partito Democratico, e sul quale emergeva in modo clamoroso l'assenza della soluzione della questione liberale, che non è soltanto ascrivibile al concetto per cui due oligarchie, quella post-comunista e quella della sinistra democristiana, trovavano un accordo, potevano anche trovare un accordo ma essere sensibili a allargare a spazi di praticabilità, ma non era proprio nel loro corde questo aspetto qui. No, volevo appunto provare a chiudere la conversazione facendo un'incursione su quello che attualmente è la parte più raccapricciante del quadro politico, cioè anche queste polemiche interne al Partito Democratico, che sono però l'epifenomeno di una situazione strutturale che confermano dal mio punto di vista proprio la mancanza della iscrizione della questione liberale a sinistra come uno degli ingredienti. Questo patrimonio storico-politico che ha dato forma anche politica alle masse, che aveva il compito anche di, non dico traghettare, ma di indirizzare, e quindi di formare la base di legittimazione di quello che si chiama appunto la legittimazione popolare, ha invece finito per depistare il tutto. Penso al percorso del giustizialismo, all'idea di poter risolvere i propri problemi attraverso quella grande nebulosa che è stata Mani Pulite, nella quale convergevano la legittima polemica che ha riguardato molti di noi rispetto all'accusa della partitocrazia, alla corruzione eccetera, con un meccanismo salvifico della magistratura che conteneva in sé dei vizi strutturali pericolosissimi che preparavano un political correct che era decisamente legato alla preparazione di basi materiali qualunquistiche e pugilistiche. C'è anche questo percorso, lo trova illegittimo questa sottolineatura, naturalmente viziata dalla vocazione di chi si sente a sinistra in chiave liberale? Ma guardi, io su questo fronte, come dire, sono moderatamente ottimista rispetto al futuro, nel senso che non c'è dubbio che il passato della sinistra ha segnato su questo fronte ritardi clamorosi, ma è anche vero che se noi diamo dello scenario complessivo, diciamo così, una lettura adesso non, per dirlo con una formula sicuramente molto grossolana, sbrigativa, ma come dire, un ritorno di liberalismo nella chiave più, se vogliamo, storicamente elementare, cioè un ritorno di individualismo sulla scena mediatica come su quella giudiziaria. Ma io penso che questo significherà anche un ritorno nel contesto della democrazia organizzata di quei valori liberali
che sono stati inevitabilmente, o forse evitabilmente, ma sono stati sicuramente in qualche modo compressi nella storia della nostra sinistra. Cioè, noi siamo in una fase, ma peraltro basta guardarsi intorno, diciamo così, di vera e propria implosione della struttura organizzata e delle sue categorie canoniche. Adesso sembrerebbe che l'esperienza di Renzi possa volgere rapidamente e bruscamente alla fine. Io penso che si tratti di verdetti affrettati. Penso semplicemente che la sinistra sta andando incontro a un'ennesima ridefinizione dei propri equilibri interni e probabilmente anche a un rimescolamento importante sia del suo elettorato che della sua struttura organizzativa. E basta pensare all'iceberg dell'elettorato grillino che, come dire, rappresenta quasi un terzo dei votanti in Italia, sicuramente più di un quarto, e nel quale sicuramente è confluita una parte importante della sinistra, che per il momento è un iceberg, come dire, che sembra tenere abbastanza bene, ma dato che io resto convinto che poi alla fine i partiti sono sì blocchi elettorali, ma sono anche e soprattutto organizzazioni, io vedo una fragilità della macchina organizzativa grillina che da un momento all'altro può farci avere delle sorprese anche importanti. Ancor più degli scandali che possono esserci a Roma come in altre città, c'è proprio il tenere insieme un gruppo parlamentare e un gruppo dirigente fatto alla fine di due persone, è un'impresa, e quando poi ci si mettono anche i gruppi, chiamiamoli così, consigliari, gli assessori delle grandi città, tutto questo presuppone una tenuta organizzativa di cui finora i grillini non si sono mostrati capaci, se non con delle strette che definire leniniste sarebbe un eufemismo, diciamo così. Allora c'è un iceberg lì che da un momento all'altro può mettersi in qualche modo di nuovo in circolo. C'è una sinistra che non ha ancora capito niente della rete, io lo dico nel modo più semplice, perché da questo punto di vista vedersi crescere un partito del 25%, un po' alla propria sinistra, un po' alla propria destra, nel giro di 3 anni, è la dimostrazione di una leadership a tutti i livelli, e dentro questo ci sta Renzi come ci stanno i vari capi corrente di maggioranza, di minoranza, sono fuori, non hanno capito come funziona la rete, non hanno capito il potenziale enorme di rinnovamento, ma anche, come si dice, di disruptiveness, cioè di distruzione che c'è nella rete. È solo il caso di ricordare che le elezioni americane sono state vinte da Obama grazie a un'organizzazione come Move On, e sono state perse dalla Clinton nel momento in cui Move On ha deciso di andare su Sanders, perché la candidatura di Elizabeth Warren, che era a mio avviso la candidatura sicuramente vincente, era stata bloccata dall'establishment democratico. Lo dico perché poi ci sono grandi tornanti storici in cui ci interroghiamo e ci interrogheremo per 4 anni su perché gli americani hanno eletto Trump, ma non ci porremo domande più semplici: come è stato possibile buttare a mare una capacità organizzativa straordinaria che metteva insieme rete, fundraising e capacità di penetrazione televisiva come Move On, e fare un passo indietro dal punto di vista della gestione delle campagne elettorali. Lo dico perché su questo io mi aspetto in Italia novità importanti, novità che non vengono dal mondo politico come lo conosciamo adesso o dal passato, ma vengono dal futuro, da quello che è il futuro della politica, ma che è già il presente della rete. E in questo senso mi sentirei anche appunto un po' più ottimista rispetto alle sue domande e ai suoi interrogativi, perché se c'è un aspetto che in rete sta tornando a viaggiare con una profondità e una radicalità, nel senso più positivo del termine,
che non si vedeva da tempo, è proprio quello dei diritti individuali, nel loro nocciolo, chiamiamolo così, più insopprimibile ma anche più progressista, cioè nella loro capacità di guardare direttamente e immediatamente all'affermazione di questi diritti. E in questo senso quindi sì, si sta muovendo tutto, ma mi permetterei di dire non è assolutamente un male che succeda, e anzi forse, se possiamo, consentiamoci un po' d'ottimismo. Proprio sul terreno dello Stato di diritto, sul diritto alla conoscenza, è il lavoro qui, quello che rimane della vicenda radicale, sta operando in questo periodo. Grazie al professor Mauro Calise, che insegna scienze politiche all'Università Federico II di Napoli e che ha contribuito alla realizzazione del numero di Quaderni Radicali con una intervista, appunto, che aveva per tema principale amnistia o sistema criminogeno.